vigilia di festival ed è ormai tutto pronto, occhi puntati oggi, soprattutto sugli eventi legati alla città. Questa sera alle 18.45 i fuochi d'artificio sul Porto Vecchio, poi la illuminazione scenografica della NASA, la strada. Appuntamento nella hall. Ripeti per favore. Ci sono due ospiti che dovrebbero entrare, ma niente, c'è il ragazzo che li blocca lì. Ospiti di quella specie di mattino. Vai, adesso vi dice di aprire. C'è stato un momento dove si è creato un attimino di disagio. C'erano tutti i giornalisti e poveri VIP non avevano neanche più spazio. Sì, ma li devo far entrare autorizzati. Va bene, prego, andate pure. Abbiamo ricreato una media room dentro la room per evitare di stare giù. Media room. Allora io vado a chiamare la donna perché so sta roba del tigiorno. Ragazzi scusate, ci siamo? Ok, perfetto. Gabriele parla? Oh, perfetto. Ciao Gabriele. E siete di nuovo qua. E siamo di nuovo. E siamo sempre qua. In questa valle di lacrime. Come state? Bene. Vai Gabri, registra se vuoi. Recording in progress. Va bene ragazzi, non vi prendo tempo anche perché abbiamo tante cose. Primo giorno a Sanremo, siamo qui nella mia stanza. Al gruppo di due anni fa si è aggiunta Ornella che ci seguirà nella promo, Ornella di Sony. E niente, si ricomincia. Bis con la pesce di Martino a Sanremo. Una produzione d'Opcast e LifeGate Radio. Seconda puntata. Aspetta, mi ha chiamato Magistro, lo chiamo un attimo. Perché non so perché sta giacca sta lasciando tutti questi guardi. Ciao, oh, Magistro, buongiorno. Qua il camoscio si è suicidato sui miei pantaloni. Il camoscio, dai. Ok, siamo da Di Martino. Sono svegliato io ieri mattina con calma, mi sono fatto la valigia, mi sono portato il tappetino, il cuscino, la sedia da meditazione, le candele, mi sono smontato mezza casa praticamente per ricreare un minimo un ambiente comfort in albergo, anche se queste stanze sono un po' ordinarie. Le stanze di due anni fa io c'ho gli spifferi. Poi davanti alla porta del mio albergo di due anni fa, se vi ricordate, c'era la polizia municipale che si faceva i tamponi. Quindi avevo poliziotti che discutevano la mattina alle 7. No, io invece ho questa stanza con sto terrazzone, era mega romantico. Questo è un po' asettico, mi sembra. Io mi sono business. Portato qua, guarda è romantica questa cosa. Si cuscini che ti fanno lo e ve. Love. Ah, love. Ok. Tu ti sei portato il bene. Dov'è? E lo c'è la mia figlia. Ma questo è il cuscino, poi io mi abbraccio la notte, perché la notte io non riesco a dormire, mi abbraccio... A qualcuno? Un cuscino, però deve avere questa consistenza. Perché se è un cuscino un po' più magro, non ce la fa. Comunque riesco. Siamo proprio vecchi. Già, proprio queste sono le fisime, sono proprio le fisime la, dei vecchi. La vecchio borghese, però. La vecchio borghese. Cazzo, abbiamo fatto 20 anni di tour a dormire a terra. A terra, nei materassini, in macchina. Di peggio poi, macchina, sì. C'avevo la multipla, dormivo dietro. Il materassino dietro la multipla. Questa... Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Allora, la TG1 lo facciamo giù. Ah, ok. Perché c'è troppo vento fuori perché è una diretta. Facciamo fuori giù dove c'è il pianoforte. Tanto è una diretta, 1:30. E poi pranziamo, va bene? Sono 12:30, abbiamo un'oretta.
Ok. Potete fare cosa vi pare. No, cosa vi pare come qua? No, infatti, mi sa che come. Cosa è successo poi? Abbiamo già trovato il lavoro. È morto il camoscio. Minchia, niente. E poi te le portare alla parte. Ma dove sono scritte le taglie su queste giacche? Sai che sono mentali mie. Infatti, perché non c'è scritto. No, non c'è scritto la taglia. Le taglie mentali. Taglie mentali di Giuseppe Magistro. Voi due ci vediamo alle 13:15. 13:20 nella hall. Ok. Va bene. Peppino, la apri la finestra se fumi. Fa schifo. Sì, sì, un po' sì. Mi disturba un po'. Ieri sera siamo passati dalla festa di TV Sorrisi e Elodie. Poi non, in realtà la festa di Elodie non l'abbiamo vista, Elodie. Quindi secondo me non c'era Elodie. Bella storia, fai la festa e non ci va. Alla Mazzeis. Ragazzi, dobbiamo entrare. A un certo punto ci hanno presentato suo signore. Questo parlava. Ci parlava, però muoveva le labbra. Non ne metteva suono, capito? C'era la musica ad alto volume. E lui. E io non. E ci siamo guardati un attimo, abbiamo detto, ma non sta parlando lui o non stiamo sentendo noi per qualche strano. O fa finta di. Per le fotografie, capito? Abbiamo capito che era per le fotografie. Siccome c'erano i fotografi, probabilmente lui questa cosa la fa con 200 artisti. La strategia. Quindi, cioè, si vede che fa a un certo punto poi lui gli fa, Antonio fa un'altra domanda. Poi lui ha continuato. Con la musica. Che cos'è sta cosa che sta succedendo? Di noi che parliamo. Con una persona che ci parla ma non emette. Suono. Incredibile. No, in realtà sono feste dove tu passi. Ti fanno due foto, uno sketch, una cosa e poi te ne vai. Cioè, non sono feste reali. Non sono feste divertenti, diciamoci la verità. Non è che vai lì. E c'è la musica bella. Cioè, la musica no, le feste aziendali che durano poco. A un certo punto da fuori vediamo uno che ha in mano i mortali al quadrato, il disco nostro. E Emiliano lo vede, gli fa no, vieni. Prima di andarsene fa grazie ragazzi, grazie per avermi mandato. Io... Comunque di cognome faccio Germanotta. Io non. Germanotta. Zanobini fa. Ah, Germanotta, come Lady Gaga. Sì, sono il cugino di Lady Gaga. Il cugino ufficiale. Bravo! Ma sai che c'è una somiglianza? Sì, guarda. Nella bocca, tipo, mi somigliato un po'. Guarda sta foto, guarda che bello. Che intimo. Quando ha presentato a Saris Born Joseph, Antonio Joseph, sarei io Giuseppe, ti amo, io sono tua famiglia, love, Stefani, Lady Gaga. Grande. Bellissimo. Scusa, lei che paese è? Lei è a Malibu, però di origine siamo di Santa Lucia del Mela, sarebbe in provincia di Messina. Cioè siamo tanti, però l'unico che l'ha incontrato... Stai dormendo? No. Ah no, di stanotte? No. No, mi chiamava ora, ho detto minchia. No, ho gli occhiali, ho gli occhi disegnati. No, in realtà ho dormito. In realtà ho dormito. Però i sonniferi ce l'ho. Infatti stasera mi sa che io sperimento sta cosa del sonnifero perché non posso rischiare più. Comunque io preferirei cantare domani, ci vedi? Domani, anch'io. C'è un altro giorno di agonia qua, non lo so se me la sento. Mi prendo un po' le palle, invece così. Ma non so qual è il criterio lì. Che immagino la prima sera metteranno i nomi più rilevanti. Però c'è sta teoria che se loro si mettono tutti più famosi, diciamo, la prima sera, si dividono i voti. E noi poi la seconda sera. Andiamo a raccogliere i delusi. Che mi sta chiamando Fabrizio Oliva. Fabrizio Riva ci ha affittato le capre l'anno scorso per il video e quest'anno fa una parte del nostro video. Ciao Fabrizio! Ciao Fabrizio! Ciao Lorenzo, come stai? Tutto bene, tu? A posto. Niente, ti chiamavo per sapere quando cantate la prima sera.
Stavamo parlando appunto di questo, non lo sappiamo, ce lo dicono penso oggi. Ah, ho capito. Ma fai un favore, quando usai mi può mandare un messaggio veloce, me lo mando il messaggio, mi dice oggi, domani, in modo che almeno così mi posso vedere, perché se mi mettono quando vanno non lo so. Fabrizio, va bene, sarai il primo. Okay. Appena Amadeus mi dice canti, io ti scrivo subito. Bravo. Comunque il video si è venuto benissimo, Fabrizio. Ah, grazie, vediamo quindi qualche immagine bella c'è. Pare Michael Jackson. Sì, vabbè, Michael Jackson. Però frati Michael Jackson. Un frate scemo Michael Jackson. Va bene, ragazzi, un augurio, vi in bocca al lupo e speriamo che va tutto bene. Ciao Fabrizio, un abbraccio, salutami Cugno Cani. Ciao Antonio, ciao. Ciao, ciao anch'io, ciao. Ciao ragazzi, ciao. Mi mette da parte l'agnello per Pasqua tutte le volte. E poi fa la rifona vivo, incredibile. Vivo o morto? No, morto già. Ma lo uccide lui o? Sì, fa tutto lui, li alleva lì. Fa una ricotta incredibile, Fabrizio. Bello sto contenuto per i vegetariani, questo. Ragazzi, non lo so. Però comunque è una cosa sostenibile. Certo, no, questo è sostenibile. Lui non è... le fa lì, le fa, non è il green sì, carpet. Sì. Capito? Dici, poi tu caghi a Siracusa e con è tutto là. È tutto là. Tutto si gira a Cugno di Canne, che è la zona dove sta lui. E lui si definisce l'imperatore di Cugno di Canne. È bella come immagine. Diego c'è scritto. Ah, c'è Diego Bianchi c'è a Sanremo. Ma stasera vi risulta registrato l'ingresso all'Ariston? Sì. Cioè, no, c'è un green carpet, non so a che ora. A che ora è? Alle 7:30. 7:30. C'è la gente ai lati. C'è la gente ai lati, passi praticamente a piedi in questo green carpet. Arrivi davanti all'Ariston. C'è Radio 2, credo Andrea De Logu che ti accoglie. E poi niente. Vogliamo vedere un attimo dove metterci per fare il collegamento in diretta alle 13:30 col TG1. Ok, ciao. Ciao. Prego. Ciao. Noi ci eravamo sistemati sì. Perché purtroppo poi c'è un vento pazzesco. Perché ci vuol dire che siamo ancora vivi? Guarda, non lo so. Ma no, è silenzioso. E noi che siamo a Sanremo ci colleghiamo con un'altra delle nostre inviate, Caterina Proietti. Caterina, in buona compagnia oggi. Sì, esattamente, siamo qui con Calabrese e Di Martino che presenteranno a Sanremo la loro canzone Splash. Allora, dove ci farete fare questo buffo, Antonio? In realtà Splash è una doppia chiave di lettura, cioè lo Splash può essere inteso come il suono onomatopeico, divertente, ma anche uno Splash tragico. La canzone parla del peso delle aspettative che ci sembrava qualcosa di fantastico. Siamo mercoledì, non domani, però hanno diviso bene perché ho diviso in maniera super equa perché puntano ad avere grande audience anche sulla seconda. Tipo domani ci sono noi siamo con Lazza, Madame, Taranai, Giorgia, articolo 31, Paolo e Chiara, diciamo. La prima sera ci sono Ariete. Ultimo Mengoni e facciamo scannare loro e noi arriviamo. Beh, perché comunque la classifica già vado subito in lotta. Tu dici la seconda vendita? Sì. Ah, io secondo me sì. Mi sembra equilibrato, mi sembra che. Senti, mercoledì c'è. No, ma sto bene qua. Benissimo. Fare il giro. Ma adesso so. Si trovano migliaia. Ma se mi stanno spingendo. Non spingete! Che cadiamo come il domino! Ma io cosa devo fare? Senti, quando... Sta per partire la sfilata, ad inaugurare la sfilata sul green carpet abbiamo Elodie che è in gara con il brano 2. Eccola, la nostra promessa sposa.
seguirla c'è Marco Mengoni in gara con il brano Due vite. Arriva Rosa Chemical, Made in Italy è il titolo del brano che porta su questo palco. E allora viva il Made in Italy, la pasta, la pizza, il mandolino. Cugini di campagna, guarda, guarda. Fiatone per colpa vostra, Gianluca Grignani. Gianluca, ti manca il fiato. Facci lo scatto. Facci lo scatto, Gianluca. Gianluca, lo scatto, lo scatto. California. Con la pesce di Martino, il brano si intitola Splash. E ricordiamo che nel 2021 con musica leggerissima. Sono contento di non suonare la prima sera, anche perché è pieno di ospiti, c'è il presidente Mattarella, Morandi che canta l'inno d'Italia, Benigni, la Ferragni, ultimo Mengoni, si parlerà d'altro comunque sui giornali. Siamo dopo Giorgia, che cazzo comunque Giorgia sa cantare, a differenza nostra, vabbè, è andata così. 3, 2, 1... Inizia la settimana del Festival di Sanremo! Avete ascoltato Bis, con la pesce di Martino a Sanremo, un audio documentario Dopcast e LifeGate Radio, scritto, diretto e prodotto da Marco Rip e Giacomo De Poli. Un ringraziamento speciale a Emiliano Colasanti e Matteo Zanobini. Musiche originali con la pesce di Martino. Si ringraziano inoltre Mattia Villa, Sara Potente, Ornella Chiparo, Stefano Di Mario, Sony Music Italy e Dischi Numero 1. All'interno delle puntate sono presenti i brevi estratti audio da programmi radio, TV e social Rai, Mediaset, Sky, RTL 102.5, Mondadori, Radio Kiss Kiss e Radio Italia. Bis è una produzione Dopcast e LifeGate Radio.